Stitch, eccomi qua con un nuovo video. Sono qua per registrare il video haul di tutti i prodotti che ho acquistato. Partiamo dall'abbigliamento, che ho comprato giusto due cosine. Una prima cosa l'ho comprata da Terranova ed è molto semplice, molto classica. Tutte e due sono molto classiche sinceramente, però vabbè. È questo maglioncino qua nero, come potete vedere, a maniche lunghe. L'unica particolarità è il fondo, che ha appunto il pizzo nero, vedete? E questa è l'unica particolarità, non ha nulla di speciale, è un semplice maglioncino nero, ma mi piaceva. Oltretutto ho scoperto di non avere un maglioncino solo nero e quindi l'ho comprato. E questo qua è costato 15,99, ma quel giorno c'era lo sconto del 30%, quindi l'ho pagato 11 euro. Per questo l'ho acquistato. E poi l'altra cosa è stata da Mango, che vi lascerò la foto qua perché adesso in questo momento non ce l'ho. E è una semplice camicetta blu, azzurra, azzurro chiaro, azzurro cielo, che è bellissima. E l'ho pagata 19,99. No. Questi tutti gli acquisti di abbigliamento. Passiamo agli acquisti corpo e capelli, diciamo così. Allora, sono andata da... partiamo dall'inizio. Sono andata all'inizio da Bottega Verde. Vi ho da mostrarvi una cosa, ma l'avevo comprata tantissimo tempo fa. Anzi, l'aveva comprata mia mamma, ma non la utilizza, quindi ci penso io. E niente, da Bottega Verde mi hanno trattato male, non mi è piaciuto come mi hanno trattato, quindi gli ho detto ok, vi saluto e vado da Yves Rocher. E così è stato, però prima vi mostro la cosa che mia mamma aveva comprato un sacco di tempo fa da Bottega Verde, che è questa, che è una scrub viso, penso, non c'è scritto nulla. All'albicocca, come potete vedere, però è ancora tutta sigillata, vedete? Eccolo qui. E niente, lo proverò e vi farò sapere. E niente, quando sono andata da Yves Rocher, sono andata principalmente perché volevo comprare uno scrub corpo. Uno scrub corpo perché non avevo uno scrub corpo e l'estetista mi ha detto che a me servirebbe uno scrub corpo prima di appunto andare da loro. E quindi niente, cosa ho fatto? Ho preso uno scrub corpo. E ho preso questo qua, uno molto semplice, non volevo... nulla di che. E ho preso questo qua, l'albicocca exfoliant gommage, che costava a prezzo pieno 8,99 euro. Io ho pagato con il 40 mi sembra per cento di sconto, l'ho pagato meno, l'ho pagato sui 5,30 euro, perché se avete la tessera di Yves Rocher sapete che ogni mese arriva a casa un volantino, una brochure cartacea che contiene uno sconto. E quindi niente, ho pagato 5 euro per 5 euro per me andava benissimo. In più quella cartolina lì mi faceva provare in anticipo la nuova linea limited edition che uscirà a giugno, mi hanno detto le commesse. Quindi io ho comprato il bagno schiuma, cioè alla fine mi ha rifilato la commessa al bagno schiuma, e l'ho pagato 1,95 euro, tanto costava pochissimo. Ed è proprio buono, è buono, buono, buono. Questa qua è la mela. Mi piace tantissimo. Ha un odore proprio buono. Però c'era anche un'altra profumazione che non ricordo in questo momento, ma non mi piaceva. Mi piaceva di più la mela. Come campioncini, sapete che Yves Rocher in teoria ti dovrebbe dare campioncini anche se non acquisti. Da noi non succede così. Te li danno solo se acquisti. Vabbè, come campioncini mi hanno dato questo qui, che è lo scrub viso della linea Hydra Vegetal, un 30 ml, molto molto buono. Sono proprio curiosa di provarlo, mi ispira tantissimo. Praticamente io tutta la loro linea Hydra Vegetal la sto me la stanno tipo dando a campioncini così, perché ho già finito la crema viso, che vi mostrerò più tardi nel prossimo video dei prodotti finiti. Poi ho da provare l'acqua micellare, adesso anche questo, quindi praticamente la loro linea me la stanno facendo provare con i campioncini che mi danno. E in
più quel mese lì c'erano due campioncini, cioè ti davano due cose, e l'altra era questa, che costava 2,50 euro se vi interessa, perché l'ho letto sullo scontrino. Sempre mi si incastra. Ed è questa, che può sembrare un portafoglio, ma in realtà è una bellissima borsona. Vi faccio vedere, c'è questa fantasia qui. Eccola qua, bella grande. Io la darò probabilmente a mia mamma per fare la spesa. E niente, questa era appunto l'altra cosa che ho mandato da Isashe. Poi mi faccio vedere una vaccatina. Poi Vichy mi ha mandato una mail dove c'era scritto che mi aveva scelto per un'anteprima, per provare qualcosa in anteprima. Incredibile. E mi ha fatto provare, sì, l'avrà mandato probabilmente a tutte, però vi faccio vedere. Mi ha fatto provare in anteprima questa qua, la Ideal Skin Sleep. Mi ha dato un campioncino. Ed è appunto questa qua, la crema notte. Sono curiosissima di provarla, sinceramente. Non l'acquisterò mai, non l'acquisterò mai. Però sono curiosa di provarla. Poi sono andata da Sephora e ho acquistato un burro cacao per mia mamma. Avevo anche 10% di sconto, l'ho usato perché chissà tra quanto lo userò mai da Sephora. E sono andata là anche principalmente perché mia mamma faceva gli anni. E la tessera di Sephora è legata alla sua data di nascita. Se sapete, la Sephora con la carta, la Black minimo, mi sembra, perché con la White non la fanno, il giorno del tuo compleanno ti danno un regalino. Quindi io sono andata là anche per ritirare, diciamo, il regalino. Cosa che ovviamente non avevano, vabbè, ma ho chiesto la commessa, ho detto che posso andare anche là senza acquistare qualcosa. Quindi la prossima volta mi vedono, ma non beccano niente. Però alla fine mi ha mandato, stranamente, perché ho pagato 3,60 euro il burro cacao con il 10% di sconto, stranamente mi ha mandato un campioncino, ovviamente di profumo, ma non me la sarei mai aspettato. Ed è questo campioncino di profumo qua, il Flower di Kenzo. Non me l'aspettavo, cioè ci sono rimasta malissimo, ragazzi, è incredibile. Solitamente non danno mai nulla, vabbè. E vi faccio vedere poi le ultime tre cose che ho acquistato, che ho pagato davvero pochissimo, 2,99 centesimi e 1,50 euro, nel negozio tipo di cinesi, però tutto quello fornito, così via. Ho voluto dare un'altra chance a questa marca, che mi aveva deluso con lo shampoo, che sì, col balsamo che menzionavano tutte dicendo che fosse paradisiaco. Io l'ho provato e niente, non mi è piaciuto. Ho voluto provare a dargli un'altra chance. E stavolta ho preso di un'altra profumazione, anche perché quella al cocco non c'era. Ho voluto provare questa. Ed sto parlando appunto della Splendor. Ho provato questa profumazione qua, fiori e bacche di ribes, per capelli trattati e spenti. Io ho fatto la tinta, quindi era giusta per me. E niente, ho voluto appunto dargli un'altra chance, sperando che questo sia migliore. E voglio provare anche quello al karité. La profumazione mi piace tantissimo, è davvero buona, buona, buona. Ora speriamo non mi deluda, l'ho pagato appunto 99 centesimi ed è strano perché non li prendo neanche mai, perché so che si trovano a 99 centesimi, perché lo sento sempre, però non sapevo se... non mi ricordo cosa stavo dicendo. Vabbè. Niente, in poche parole, ho trovato 99 centesimi e l'ho preso. Poi altro prodotto che ho pagato 99 centesimi è stato questo qua, che è un bagnoschiuma della Vidal. Mi non pretendo molto da bagnoschiumi, quindi ho preso questo qua 99 centesimi, andava da Dio. Tutti i prodotti che vi ho mostrato, quello della Splendor, questo e quello che vi mostrerò dopo, sono per la palestra. Quindi, ma sì. Grazie. Sono per la palestra, quindi sono molto tranqui. Questo qua è la vaniglia lime, che mi piace tantissimo. Se vi interessa, della Vidal fanno una profumazione identica al profumo di Dior, Hypnotic Poison. È identica, è davvero uguale. È al packaging violetto, viola. Quindi cercatelo e annusatelo, perché davvero è identica, è una cosa incredibile, soltanto che a me nausea troppo, quindi preferisco questo.
l'ultimo prodotto che ho acquistato, perché non so se lo sapete, ma sui capelli sto andando sempre sul bio o su prodotti con un buon inci. E niente, ho voluto provare questo qua che mi sembra che abbia un buon inci, se non ho sentito male. Ed è appunto lo shampoo della Garnier. Della Garnier ne ho provati tantissimi. Alla mandorla dolce e fiori di loto, che addolcisce e dà una brillantezza ai capelli, rispetta sia i capelli che il pianeta, 95% formula biodegradabile senza parabeni, silicone e coloranti. Eccolo qua, è questo qua. Appunto, mi sembra abbia un buon inci, per questo l'ho voluto anche provare. E questo qua 1,49 euro. Niente, il video finisce qua. Questi qua sono tutti i prodotti che ho acquistato di recente. Spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione enorme e vi lascio al prossimo video. Ciao pasticce!